Un cordiale saluto a tutti, siamo soliti farvi vedere i ristoranti, portarvi alla scoperta dei locali dell'Abruzzo, ma non solo. Oggi siamo venuti a scuola, all'alberghiero dell'Aquila. Salve, professor Vincenzo Ambrosini. Buongiorno. Grazie dell'accoglienza, vecchia conoscenza di Virtù Quotidiane, perché ci ha guidato al Merano Wine Festival, dove ogni anno porta un centinaio, mi pare, vero professore? Una novantina tra L'Aquila e Teramo. Di studenti abruzzesi che prestano servizio, e oggi siamo venuti a casa vostra a vedere il servizio di sala che effettuano i futuri professionisti, i futuri maestri di sala. Quindi questa, professore, è una questa sala... è l'ultima sala nata, è una sala diciamo un po' più attuale, insomma, che è un po' più rivolta ai giorni, ai nostri giorni, un po' più moderna, stile bistrò, quindi molto chiara, molto a differenza delle sale tradizionali dove invece non si appesantiva, però si cercava di creare il lusso, questi tendoni grandi, cioè questa è sicuramente una sala un po' diversa, è una sala c'è maggiore semplicità in sala, ma c'è più complessità in cucina. C'è più complessità in cucina, ma sì. Abbiamo la postazione pronta per fare una dimostrazione di cucina istantanea. Com'è il nome? Allora, questa è una dimostrazione di cucina di sala, quindi il servizio alla lampada fa parte dei servizi speciali che noi facciamo in sala, perché ci sono diverse tecniche, e un piatto con la collaborazione della cucina che ci prepara naturalmente. Oggi noi la ricetta poi ve la dice Lorenzo, facciamo un primo piatto, però si possono fare i primi, i secondi, tanti dessert alla lampada. La particolarità è che viene effettuata davanti al cliente, quindi sicuramente chi opera in quel momento deve essere, non si deve emozionare, deve avere un'abilità, assolutamente sì. Quindi, professore, questa è una scuola che dà, e questo indirizzo, così come quello della cucina, ma insomma un po' tutti danno grandissime prospettive di lavoro oggi, perché questo è un settore in grandissima ascesa, però bisogna essere bravi, bisogna essere professionali, senza improvvisarsi come spesso accade. Assolutamente. Non a caso l'altro giorno mi scrive un mio ex allievo che oggi è al Palace di St. Moritz. Stiamo parlando di quelle strutture ai vertici, sì, con prezzi quasi inaccessibili. Per me essere riuscito a portarlo, a indirizzarlo verso questi posti è una grande soddisfazione. Non tutti fanno quella strada, però chi può, chi ha voglia, chi ha le motivazioni giuste, ma soprattutto chi è guidato e si lascia guidare, poi può arrivare a quei livelli. Quindi sicuramente la sala deve riscoprire, deve rivalutare il proprio ruolo, perché un po' si è perso. Però noi come scuola facciamo il possibile, anche in alternanza cerchiamo di mandarli anche un po' fuori dall'Abruzzo, perché se restiamo sempre qui intorno, certo, difficilmente cresce poi quelle che sono le esperienze, le competenze. Allora, no? Professore, adesso andiamo a vedere dai suoi allievi, dai tuoi allievi, una preparazione, e poi la assaggiamo pure, ci mettiamo a tavola e testiamo anche un po' il servizio di questi ragazzi. Allora, Lorenzo e la fida Martina, tua collaboratrice, questo è un piatto molto difficile da realizzare, perché naturalmente si prepara davanti al cliente, quindi bisogna stare molto attenti agli imprevisti. È un servizio con una difficoltà elevata, proprio per questo, perché si è davanti al cliente, non si può assaggiare quello che stai preparando, per questo bisogna essere perfetti nelle dosi, avere una grandissima conoscenza del piatto e una bravura per svolgere il servizio. E anche nella tempistica di cottura. Sì, tu adesso farai un piatto di fettuccine. Una fettuccina con gamberi, funghi porcini e zafferano. Quindi la fettuccina è già arrivata dalla cucina. La fettuccina è arrivata dalla cucina. Viene solo saltata. Dovrebbe arrivare in un ultimo momento, mentre si sta facendo già la salsa, e infine viene solo ripassata e davanti al cliente va preparata solo la salsa. Qualora ci fossero, perché poi adesso tutti quanti guardiamo Masterchef, no, qualora ci fossero degli imprevisti, che cosa si fa qui? Dove metti le mani? Fortunatamente non mi è mai successo, però se dovesse succedere una cosa del genere, io personalmente preferirei rifare il piatto da capo, perché per evitare comunque sia la clientela prende questa dei piatti. Questa soluzione è assolutamente apprezzabile. Allora, procediamo. Ok, cominciamo con una base, olio e burro, che va fatta anche per molti altri piatti. Facciamo riscaldare. Sì, aspettiamo che si sciogli. Il burro. Esatto. Gambero fresco, naturalmente, immagino. Che va giusto scottato per il momento, dopodiché viene fiammeggiato, flambato con il brandy. Ecco,
l'aggiunta del brandy fuori dal fuoco. Si rimette su, occhio, si fa riscaldare, si fa riandare a temperatura, dopodiché la fiammeggiata. La fiamma, il cosiddetto flambè, che cosa, quali caratteristiche e sapori conferisce al piatto? Dà l'aroma al piatto, lo rende molto più delicato. Qui chiaramente occorre una grande sincronizzazione anche con la cucina, che non può aver portato la pasta troppo tempo prima, ma deve arrivare al momento giusto. Esatto. Bisogna, diciamo, penso, avere una persona proprio che pensa solo ed esclusivamente a questo servizio che va fatto in sala. Facciamo evaporare un po' il vino bianco, dopodiché inseriamo la panna nel piatto. Aggiungiamo lo zafferano, che è l'ingrediente, diciamo, portante di questo piatto abruzzese. Tagliatella con gamberi, funghi porcini e zafferano. Io, Lorenzo, se permetti, la vado ad assaggiare in sala col professore. Va benissimo. Grazie, buon lavoro e auguri per il vostro futuro. Professore, finalmente siamo a tavola e questo è il coronamento del percorso di questo indirizzo. Perché c'è la cucina, c'è il servizio di cucina istantanea in sala e poi ci si mette seduti e si vede, no, come questi futuri professionisti della ristorazione hanno appreso al termine del loro percorso di studi. Certo. Beh, oggi abbiamo sicuramente fatto un servizio speciale con questo servizio alla lampada, avete avuto modo di vedere anche l'abilità dell'allievo, che al quinto anno ha già una certa scioltezza. Ecco qui, questo grazie. È il piatto che ha, questo è il piatto che ci ha appena preparato, appena davanti. Preparato e anche coreograficamente i colori è molto bello e quindi insomma questo è, diciamo che è il punto un po' più alto di quello che dovrebbe essere il servizio di sala, quindi sicuramente un servizio da fare direttamente al tavolo. Con l'ausilio della lampada flambé, parte dalla Francia questa tecnica nell'Ottocento, nasce con le crêpes Suzette, dedicato a una ballerina che a Ritz di Parigi si trovava una sera ospite di un personaggio, aveva fatto tardi a teatro e lo chef Charpentier, che non aveva pensato niente, quindi ha improvvisato questa sorta di preparazione che è entrata nella storia della cucina. Sì. Professore, prego. Ci salutiamo con un brindisi. Sì, assolutamente. E i migliori auguri a questi ragazzi che saranno i futuri professionisti della ristorazione, che comprende tutto, perché poi oggi c'è un grande tallone d'Achille che è proprio la sala, no? Il servizio di sala pecca un po', almeno la ristorazione in Abruzzo, mentre la cucina fa passi da gigante, quindi questa figura professionale è essenziale oggi, anche perché deve trasmettere al cliente quello che in cucina viene prodotto bene. Io mi auguro che questi ragazzi sono sempre più inseriti nel territorio. Vedo che è successo dopo 10 anni questo discorso dell'inserimento dei nostri ragazzi all'interno delle strutture qui dell'Aquila. A noi fa molto piacere, perché il territorio è fondamentale, importantissimo. Quindi se vado in giro per qualche locale, trovo due miei ragazzi, dico ecco, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti 20 anni fa. Grazie, quasi. Grazie professor Ambrosini, grazie a tutti voi che ci avete seguito.